fine questo saremo. Saremo questo miscuglio, questo magnifico miscuglio e rinnovo di fibre dentro la nostra comunità. Questo saremo. Saremo misti, come siamo stati misti, perché noi siamo italiani, un concentrato di sangue misto del Mediterraneo. Questo siamo e questo continuiamo a essere. Abbiamo una geografia che ha deciso per noi. Siamo questo. So hard, so long. Jesus with me, then I am coming here. Jesus with me. Parti da casa, dici che io vado a trovare l'Eldorado, lavoro poco, mi faccio un po' di soldi e torno a casa. Invece arrivi, vedi tutto in un'altra realtà e questo porta a tante persone, tanti immigrati a malarsi psicologicamente, quindi abbiamo visto tanti casi di post-traumatico disorder, di stress disorder, no? Tanti altri hanno la forza di poter affrontare questi problemi, ma dicono io l'italiano non mi rispetterà mai, non sarò mai italiano, non sarò mai considerato, quindi non mi interessa neanche la lingua. L'importante è trovare lavoro, farmi un po' di soldi e tornarmene a casa. Questo porta sì che ci sono qui persone che sono qui da 5, 6 anni, 7 anni, non riescono a formulare una frase normale di italiano. Perché la politica non ti dà la possibilità di far parte della società, quindi sono esclusi. Questa è la dimostrazione, perché vedi Rosarno dov'è e dove hanno campato. Quindi più lontano siete, meglio è. E allora, loro parlano delle condizioni disumane del centro. È dal 2011 che il centro è bruciato. Non l'hanno ristrutturato. Vengono a dire loro, cioè questi politici, vengono a dire qui tutte le cose che noi sappiamo e che sono di competenza o del Parlamento o del Governo. Quindi che cosa vengono a dire? Quello che non hanno fatto. Perché i trasferimenti dovevano essere assicurati non oggi. Da 20 anni che i trasferimenti non vengono assicurati entro le 48 ore o le 3 giornate. Qui c'è un centro che scoppia con più di 1000 persone. Perché il governo non fa i trasferimenti, il governo, non noi, quindi cosa ci stanno raccontando a noi? Ci stanno venendo a denunciarsi, stanno venendo a dire ci sono questi problemi, ma chi li deve risolvere questi problemi? Non lo sappiamo che problemi sono questi, o bisogna aspettare che muoiano 300 persone per venire a fare la loro passerella qui, a dirci cosa ci devono dire, devono fare, se voglio, se hanno una dignità, non dovevano venire. Dovevano fare e poi veniva. Perché poi... Mi chiamo Abdul, ho 27 anni e sono scappato dalla dittatura di Afereuti, una delle più dure al mondo. Il mio paese è diventato una prigione, non ci sono più radio né TV libere. E se ascolti o guardi la TV straniera, vieni arrestato. Non puoi dire niente che vada contro il governo. A 18 anni devi obbligatoriamente arruolarti. Sai quando entri, ma non sai quando esci da questo arruolamento. Esiste anche lo spionaggio. Viene chiesto ai bambini di spiare i genitori a casa. Quando sono scappato, sono stato rapito per 5 mesi nel Sinai, nel deserto del Sinai, finché i miei genitori non sono riusciti a trovare i soldi per pagare il riscatto. Nell'agosto del 2009 sono partito verso l'Europa. Non potete vedermi perché non sono mai arrivato. Ero tra i 77 eritrei lasciati morire al largo di Malta. Dopo 23 giorni alla deriva, senza che nessuno venisse a salvarci.
mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Disuguaglianza per me vuol dire una cosa molto semplice, che la maggior parte della ricchezza del pianeta è concentrata nelle mani di pochissime persone. 400 persone fisiche, come noi, 400 persone, possiedono il 40% della ricchezza del pianeta. Ogni anno, visto che uno dei temi, come dire, attuali, di cui si discute sono queste famose carcasse di sti F-35, insomma. Di cui parleremo. Ogni anno nel mondo si spendono 1.750 miliardi di dollari in armamenti. Ora, è una cifra difficile da capire quanto sono 1.750 miliardi. Diciamo che sono 50.000 dollari al secondo, così ci capiamo di più. Uno, due, abbiamo già speso 100.000. In compenso abbiamo 2 miliardi di persone che vivono con circa 2 dollari al giorno. Questo è un esempio della diseguaglianza. La forbice della diseguaglianza sta aumentando, è aumentata paurosamente negli ultimi decenni. E questo chi l'ha determinato? Insomma, le cose non avvengono da sole per dinamiche celesti, avvengono per scelte che fanno i politici, le classi o caste, chiamiamole come vogliamo, politiche di ogni paese. E questo vale per tutti i paesi, l'Italia compresa. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri, che cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, feriti,
sfruttati, vittime di guerre, cercano una vita migliore. Cercavano la felicità. Non c'è sbarramento che tenga, nemmeno il filo spinato in mezzo al mare. Non si può impedire il flusso dei migratori. Come è quello che ci auguriamo, che continui il flusso dei migratori, perché vuol dire che questa economia funziona. Quando comincerà il deflusso dei migratori, allora vuol dire che siamo finiti sotto zero anche noi. Ma perché voi italiani chiamate noi di colore se noi siamo neri? Io sono romeno, perché mi chiamate Roma? Perché italiani, quando vedete un africano, pensate che parliamo la stessa lingua? In Africa è un continente così grande. Perché ci dite che lo Stato ci mantiene quando a noi immigrati è riservato solo lo 0,01% della spesa pubblica? Ma perché quando incontrare bambini nero, ma dite, ma com'è carino, com'è bello, poi quando cresce e diventa adulto, lo volete buttare fuori? I don't Italian say, my friend, I don't even know you. Perché Salvini? Perché non riuscite a capire la differenza tra immigrati e rifugiati? Gli immigrati sono quelli che vengono per i motivi di lavoro, la vita, ma i rifugiati vengono perché non possono restare là. Ma perché mi dite di tornare a casa mia? Io abito qua vicino, a via Roma. Pensate sia facile sfidare la morte sul gommone per cercare una vita migliore? Adesso basta, sai. Ma ci fumi con grande tranquillità, così sta a me che devo parlare, fidarmi di te. Domani, chi lo sa che domani sarà, non lo so quale Dio ci sarà. Parlo e parlo solo per me, va bene. Io credo nell'amore, l'amore si muove nel cuore, che ti esce dalle mani e che cammina sotto i tuoi piedi. L'amore misterioso anche dei cani, degli altri fratelli animali, delle piante che sembra che ti sorride anche quando ti chini per portarle via. Amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. L'amore di chi ci ama non ci può lasciare.